tutti, appunto, io presenterò il risultato della campagna diagnostica. Sento che già la dottoressa Leonetti è stata fatta alla fine dell'operazione di restauro e quindi è stata principalmente utilizzata la conoscenza tecnica del modo di esecuzione del cepino. Le analisi che sono state effettuate sono state nella fotografia attraverso l'azione, l'analisi appunto di un microcampione, l'analisi del microscopio digitale della superficie e l'analisi di XRF, fluorescenza X, su 6 punti. Io entrerò nel merito del confronto con Caravaggio, ma per dire che è ovvio che questo è sempre stato in qualche modo una traccia sottotono, ma è che ovviamente esistono altre versioni, di cui una considera proprio per lo stesso soggetto, ma in effetti un confronto puntuale con gli altri dipinti di questa storia che stava agli scopi di questa campagna diagnostica. E le analisi che finora sono non sufficienti a caratterizzare completamente le modalità con cui questo dipinto è stato realizzato, perché appunto mancano anche altre analisi fondamentali come per esempio la radiografia. E inoltre comunque la tecnica di esecuzione che si è valutata dal Caravaggio si è evolta negli anni, quindi non c'è una concordanza su quali siano le caratteristiche chimiche a cui puoi fare un rapporto umano. Quindi queste sono le premesse per cui è vero che questa campagna di diagnosi è stata fatta per conoscere la tecnica esecutiva e eventualmente anche fare un confronto con la tecnica esecutiva del Caravaggio, però siamo soltanto all'inizio, eventualmente. Quello che si può affermare invece con più sicurezza è se questo dipinto sia un dipinto seicentesco o meno. In questo caso si può dire che per le caratteristiche dei materiali che abbiamo indagato è senz'altro un dipinto che si conforma a quelle che sono le tipicità dello scopo periodo. Abbiamo fatto l'analisi su 6 punti e su un microcampione che non sono completamente sotto la superficie, ma sono 6 punti significativi che sono stati selezionati in seguito a un'indagine di fluorescenza che appunto era stata volta ad individuare quali erano i punti originali. Qui vedete i 6 punti. Quindi cosa abbiamo trovato? Che i pigmenti sono i pigmenti tipici della lavorazione utilizzata, cioè di acqua, gatto, bianco, che sia azzurro e fischer. Non c'è cinabro negli stati rossi, ma sono tutte terre, questo diciamo, secondo alcuni studi si avvicina alla tecnica di scrittore di riferimento, c'è il nero rosso diabolico, sono pigmenti a base rara, sono stati usati anche non soltanto per la tonalità verde, ma anche per scurire le stesure del fondo e forse anche come si capiva. Dalle analisi sul microcampione possiamo confrontare con quello che abbiamo visto precedentemente presentato. Cosa possiamo dire? Intanto che non si tratta di una stesura a vernice, ma se andiamo c'è vernice come eleganza utilizzata per i minuti. Quello che possiamo però, dobbiamo anche premettere che le analisi fatte su questo microcampione sono state di tipo ottico, non è stata utilizzata la microscopia elettronica, per cui le informazioni che si possono trarre sono diciamo in qualche modo limitate. Comunque quello che si può affermare è che si tratta di partiamo dallo stato preparatorio, diciamo, vicino alla tela, è una preparazione, una mescola piuttosto spessa e regolare. C'è più di una stesura, e queste diciamo non stesure poste con grande differenza di tempo, ma sono cioè una leggera difformità all'interno della stesura, forse qua si vede, forse cercare di indicare alcune zone. E però si vede anche una sorta di strati di primitura, comunque forse anche soltanto un accumulo di legante appunto con le tecniche che abbiamo utilizzato ma è possibile differenziare completamente tra l'interfaccia diciamo così la preparazione e lo strato pittorico. Mi soffermo abbastanza sulla preparazione perché in realtà è una delle caratteristiche che maggiormente diciamo differenziano i periodi o comunque i modi, le tecniche adottate dai vari artisti di settore. Per quanto l'interfaccia con gli strati può essere definita scabrone regolare, quindi si presuppone che l'artista abbia
asfalto, ma la superficie non era perfettamente liscia, anche questa è una caratteristica interessante. Lo strato pertorto, come potete vedere, è sottile e anche questo è irregolare. La base principale è matita, quindi una terra, c'è bianca, queste incluse che vedete qui chiare a scoprire, c'è del carbone e c'è forse anche della lacca. Questo pigmento non è facilmente rilevabile, ma cosa è, quindi è soltanto un'ipotesi, però è un'ipotesi. Un altro delle indagini che possiamo, un'altra delle domande che possiamo cercare di dare risposta come indagine scientifica è se si tratti di una coppia, se presenti le caratteristiche tipiche di una coppia oppure no. Per fare questo è l'analisi del petrograma che permette di visualizzare quello che viene definito l'under growing, cioè il segno preparatorio, quindi e anche le tecniche di costruzione della pittura usata dal pittore. Perché questo? Perché vedete qui da sotto lo schema, l'infrarosso vede sotto la pelle dei dipinti, cioè vede sotto lo stato più corto. Lo stato più corto diventa parzialmente trasparente e si riesce a vedere quello che ci sta sotto. In questo caso la fotografia è stata fatta con uno degli strumenti più avanzati in esposizione, con uno scanner infrarosso con sensore INGAS, che quindi vede molto in profondità con una risoluzione alta, 16.3 mm². Tante sono le altre osservazioni che si possono fare sulla fotografia, è un'immagine molto ricca, molto densa di significati, però cerchiamo di estrarre qualcuno intanto per cominciare a vedere qualcosa a capire cosa è interessante in questo caso. Intanto non si trova il disegno preparatorio, non c'è il preparatorio, non ci sono neppure altre tracce di volto di un disegno effettuato precedentemente su un altro supporto e poi trasportato, come abbiamo sentito dire prima, per esempio tramite una carta fatta diventare trasparente oppure con quello che era una specie di antecedente della carta carbone per cui si poteva del carbone sul verde del carbone sul verde del carbone che si faceva trasferiva l'immagine dal volto, ma non abbiamo trovato nessuna di queste tracce, non c'è neppure traccia di un disegno a mano libera, nessuna traccia evidente, ci sono alcune sottolineature che però hanno una sostanza invisibile e quindi non si sa mai se in realtà si è fatto un disegno preparatorio oppure lo stato fatto. Non ci sono neppure incisioni, questo è una caratteristica che spesso viene cercata, ricercata nei dipinti che vengono attribuiti a Caravaggio, sappiamo però anche che non tutti i dipinti sicuramente attribuiti a Caravaggio presentano incisioni e allo stesso modo sappiamo anche che alcuni dipinti sicuramente non attribuiti a Caravaggio presentano delle incisioni, quindi è un dato che deve essere appunto preso come ha dato l'interesse in e all'altra cosa che appare molto evidente in questa tecnica è che molte delle aree sono cosiddette alle spalle, cioè molta la preparazione è stata lasciata in molti casi a vista o appena vista, quindi c'è un uso molto consistente di questa tecnica. Qui ci sono messe in fila queste quattro versioni, sono quelle più conosciute, più studiate. Perché le metto qui e faccio un confronto da questo? Perché in genere quando si fa la lettura di una radiografia si va anche a vedere quelle che sono le aree di interesse, per vedere le aree di interesse quando l'obiettivo dello studio è vedere se è una coppia o no, si va a vedere quali sono le differenze nel visibile, si va a cercare nell'invisibile, nell'infrarosso, qualche cosa corrisponde e che cosa non. E anche importante è la lettura per la fotografia, la capire se si tratta di se ci sono se è parziale oppure non è definitore nato in questa dimensione e quindi anche un confronto con le altre. In questo caso per esempio il di Empoli si colloca abbastanza vicino alla versione di Kansas City di Capo di Monte per quanto riguarda la dimensione, anche se come potete vedere l'inquadratura è diversa, cioè nel dipinto di Empoli manca gran parte dello scopo, è come se la figura fosse ingrandita pur mantenendo ovviamente le stesse dimensioni. Il dipinto è nato
scontri digitali, siamo andati a guardare tutti i volumi dell'edificio e nessun caso abbiamo trovato segno di interruzione nella struttura biologica, ma questo diciamo come si vede qui in queste immagini. Quindi, come dicevo, quando si fa una lettura della fotografia si va a guardare quelle che sono le aree di interesse. In questo caso abbiamo comunque il soggetto è molto simile, il manico è identico, l'inquadratura presenta questo ingrandimento come trasporto e come trasporto sia il volto che il panneggio presentano delle differenze. Questo appunto era in qualche modo un punto di partenza. Dico presenta delle differenze, spero che si veda, non si vede niente, magari nell'applicazione se ci sarà oppure se ci sarà modo, se volete vedere le differenze, questo è naturalmente possibile. Ci soffermiamo soprattutto nel confronto tra queste due versioni, la versione polese e quella di Kansas City, che appunto dai confronti da poco. Questo comunque, questo è il confronto invece tra il visibile, il dipinto qui presente, e la riflettografia fatta. Ovviamente a una prima analisi non è facile individuare tutte le differenze e quelle caratteristiche che andiamo a vedere le variazioni. Questo è il confronto invece tra la parte superiore del dipinto di entro e la parte superiore del dipinto di caccia. Che cosa si vede? Lo sfondo è piuttosto diverso, è molto semplificato dal dipinto di Emilia, anche se abbiamo sentito adesso che si tratta anche probabilmente di una causa del restauro sconsiderato, diciamo, che viene fatto precedentemente. Comunque sia, se confrontiamo lo sfondo del dipinto di Emilia con la riflettografia, vediamo che in realtà molte dei dettagli che sono presenti sullo sfondo non sono presenti in riflettografia. E questo generalmente indica il fatto che molti dei dettagli, diciamo che lo sfondo è nato uniforme e poi questi dettagli sono stati aggiunti successivamente, se non per questa parte qua, che risulta più chiara, qua c'è una parte molto scura che invece fa da contorno tutta la testa. Andando ancora più nel dettaglio, cominciamo a notare qual è la caratteristica, secondo noi, principale di questo dipinto, cioè la velocità con cui è stata eseguita e la sicurezza delle pennellate che l'hanno generato. Qui forse si vede qualcosa di più, forse no, ma si vede praticamente qua nella definizione del colore del secondo della testa ci sono veramente delle pennellate di cui per me non si è passato almeno un centimetro, due centimetri di spessore e hanno definito lo sfondo e poi anche qua delle pennellate molto sicure che tracciano la zona di passata tra la luce e l'ombra, che poi naturalmente nel desiderio sono state definite, diciamo così, e per cui siamo queste pennellate molto marcate secondo me. La stessa caratteristica è forse qui si vede ancora meglio, vedete come velocemente è stata tracciata questa ombra, che veramente si vede è un'operazione evidentemente realizzata molto in velocità e molto in sicurezza. Questa è la ombra, diciamo, della palla sinistra. Allo stesso modo, molto interessanti sono le pennellate che definiscono il colpaccio. E anche altra cosa che poi si ritrova dall'altra parte, come faccio vedere prima, in questo caso, ho visto per esempio non è, la stessa cosa non è presente nel tutto il capo di mondo, per cui insomma porterà le indagini che sono state presentate, la figura è stata prima dipinta completamente, si vede sia qui presente per il bastone, e solo successivamente è stato dipinto il bel basso, questa pianta è qua in basso a sinistra. Nel dipinto di Capodimonte e la stessa cosa succede al bastone, alla canna, alla croce che regge San Giovanni. Nel dipinto di Capodimonte le parti che poi sarebbero state coperte dai dettagli e dagli altri oggetti non sono stati dipinti sotto, diciamo così. Si è stata interrotta la struttura del piede e per dare spazio alla struttura del piede, cioè, mentre
invece lui prima si è dipinto tutto il piede, prima si è dipinto tutto il braccio, poi successivamente si è dipinto tutto il braccio. Ma torniamo al modo di procedere dell'artista, come ha detto questa cosa. Io spero che qui si veda un po' meglio questa struttura, molto sicura, questa pennellata molto sicura di Clark. Forse riuscite a vedere, se no, non è tranquilla ancora. La speranza è finita. E si vede appunto una struttura particolarmente veloce e particolarmente, diciamo, non, senza incertezza. Un'altra cosa interessante che appunto emerge dalla rifrattografia, abbiamo sentito prima questa, per esempio, Manfredi, che stacca lo sfondo dalla figura lasciando, diciamo, servendosi di un contorno molto scuro che poi lascia emergere l'aria. In questo caso questo contorno scuro non è presente dappertutto, ci sono però delle aree molto scure, per esempio vedete qua, che in alcuni casi appunto sono stese subito dopo la stesura bianca, la stesura più chiara delle luci, e poi successivamente rifinito, diciamo, completato. Qui si vede, per esempio, sia in questa casa, un po' la cultura. In questa casa, altro dettaglio interessante, si vede come la pelliccia sia stata aggiunta successivamente, non fosse presente in un primo momento, che non si vede, non fosse presente come ideazione, ma come realizzazione è stata fatta prima un'area, diciamo, è stata riservata un'area per la pelliccia e poi è stata dipinta. Un altro particolare interessante è la mano, che inizialmente era stata dipinta più piccola e poi è stata ingrandita, probabilmente non per una evoluzione. E c'è anche un piccolo pentimento non sicurissimo, abbastanza, diciamo, complesso da individuare, forse ci sarebbe bisogno di studiare, forse riuscite a vedere, ci sono due linee qua. E anche questa parte qua non è completamente sola, cioè non è, non torna completamente, cioè ci sono due versioni, esattamente, due posizioni della mano diverse che ha seduto successivamente. E allo stesso modo vedete quello che dicevo prima, che il bastone non c'è. Il bastone è stato aggiunto dopo, prima è stato fatto tutta la mano e poi successivamente è stato aggiunto il bastone. Qui appunto si vede la zona dove poi è visita, la zona di luce. Un'altra, si vedeva bene. Un'altra parte molto importante della lettura della fotografia, che è molto interessante, è la parte dello sguardo. E qui c'è un confronto tra lo sguardo della versione di Enkeli e la versione di Kansas City, l'abbiamo sentito prima anche descritta, uno sguardo che, diciamo, si volge lontano dalla scena e in qualche modo guarda a distanza. Mentre invece la versione di Enkeli, soprattutto in fotografia che c'è, che credo sia un sentimento interessante, la versione di Enkeli, lo sguardo è diretto allo spettatore. C'è un'intensità dello sguardo accentuata e appunto la direzione dello sguardo è rivolta allo spettatore. Questo due sono tanti versi, se si riusciva a stare bene, spero si veda, e inoltre c'è questa lunga espressione tra gli occhi, sulla fronte, che non è presente in nessun'altra versione e che invece lì, insomma, caratterizza abbastanza. Quindi per concludere, diciamo, per tirare un po' di conclusione della fotografia, possiamo dire che questa versione non è perfettamente paragonabile alle altre, ci sono delle differenze, non ha il disegno comparatorio, presenta un'evoluzione molto veloce e sicura, ci sono molte aree allo spalto, ci sono i dettagli, come il bastone o il vaso che sono aggiunti successivamente al completamento della figura del santo, ci sono alcuni piccoli pentimenti che ad esempio ci capo la mano e per quanto un pentimento interessante per lo sguardo.
in generale, tornando a questa conclusione, con le conclusioni relative ai materiali che sono stati utilizzati, i materiali sono compatibili e noi riteniamo potrebbe ancora riservare sorprese se viene completata l'età di diagnosi se possono effettuare sul passaggio. Con questo ho concluso, ma possiamo andare a mangiare. Grazie.